E dopo parto da qui, nel 2012 esco con un altro disco, così diverso. Il brano previsto di questo disco era Amami. Chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda? Nessuno. E quando arriva? Allora, in una tonalità facciamolo, ok? Facciamo una tonalità, diciamo, come si dice? Cantare. E quando arriva? È troppo bassa per loro. E vabbè, fa fargli fare l'inciso. E quando arriva? Un altro tono su. E quando arriva? No, va bene così, andava bene quella. Riparti, per favore. E quando arriva sera... No, allora, che cosa stai cantando tu? Un'altra canzone? E quando arriva sera... No, sera... No. Tu non aver paura senza me, ora sorprendimi. Vabbè, insomma, diciamo, potremmo anche sorvolare, ecco. Però la cosa bella del 2012 è che rompo definitivamente i rapporti con la mia casa discografica, perché, insomma, decido di creare un progetto, decido di investire su me stesso creando un progetto che avesse lunga durata, siccome spesso chi fa un talent viene spremuto fino... insomma, fino all'osso per e poi gettato via. Io, per evitare sta roba, visto che comunque avevo un buon seguito di persone che mi seguivano a volte nonostante alcune scelte non fossero proprio wonderful, ecco, mi viene il termine, oggi mi sento un po' inglese. Quindi nonostante alcune scelte fossero, insomma, abbastanza discutibili, e quindi decido di autoprodurmi avevo fondato un anno prima una società per produrre concerti, che però stava lì ferma, non aveva fatto ancora niente. Nel 2012 invece decido, ancora prima di produrre poi un disco di Neri, decido di produrre un concerto natalizio, che poi dal 2012 è stato, diciamo, un appuntamento fisso ogni anno. E quest'anno, lo scorso anno è stato il 18 dicembre, quest'anno sarà il 15 dicembre all'Auditorium Parco della Musica. E... quanti verranno di voi? Fatevi sentire. Vabbè, siete tutti invitati a venire, non sarà uno spettacolo qualunque. Io ci credo, e voi? Sì! Voi siete morti, quindi? Io ci credo, e voi? Sì! Pure sì, in playback riescono a fare certe. Vabbè, io direi di... visto che l'anno scorso siamo stati immersi nelle fiabe Disney, direi di fare un remake di quello che è stato, no, il concerto dell'anno scorso di Natale, ma non cantandovi White Christmas o Santa Claus is Coming to Town, ma cantando Il mondo è mio. Tu vuoi scendere? Amore, ti sei scordato un brillantino sui tacchi? Funziona il microfono di Irene? Facciamo un applauso a Irene. Brava! Non funziona. Bene. Allora, vi racconto di Irene. Irene inizia a cantare molto giovane, un po' come me. E mi veniva a sentire cantare quando io ero 4 anni più grande di lei, però, insomma... E lei cantava sempre questa canzone. Perdono, perdono, perdono,
anche quella che mi canteranno i miei fonici stasera, prima di... Tutto a posto? Ok. Musica! Mi raccomando, veloce, sennò questa sbrocca, eh? Verso un mondo d'incanto, principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì. Quello che scoprirai è davvero importante. Il tappeto volante ci accompagna proprio lì. Il mondo è tuo. Con quelle stelle puoi giocare, nessuno ti dirà che non si fa, è un mondo tuo per sempre. Il mondo è mio, è sorprendente accanto a te, se salgo fin lassù, poi guardo giù, che dolce sensazione nasce in me. Sensazione dolce in me.